bravissimo, Anna Teresa Eugeni, bravissima, però è un tutto veramente fatto così, un po' all'impronta. A volte c'era delle urgenze di consegna, per cui il direttore di doppiaggio si inventava completamente le cose, a volte dopo tagliava le scene, così c'era meno roba da doppiare. Erano tempi un po' così, più realistici. E per questo sicuramente, certo, a Ingolf, che ripeto, ci fu poi l'esigenza di ridoppiarlo, no? Perché una volta acquistati i diritti, la Toei voleva che si facesse un lavoro conforme all'originale, giustamente. E per cui poi l'abbiamo ridoppiato e, caso ho voluto, mi dirigessi ai miei colleghi che all'epoca erano, insomma, mi facevano un po' da fratelli maggiori. E adesso partiamo alle domande del pubblico. Volevo approfittarne perché dopo il termine Vicente ci ha dato anche la gioia di essere qui con noi un altro degli autori della mostra Mazing Go, a cui farei un grande applauso perché Diego adesso gli fa una domanda. È Andrea Osella, vieni qua. Grazie a tutti. Ciao Andrea, ti faccio innanzitutto i complimenti perché anche la tua opera è veramente grazie, fantastica. Perché appartengo alla generazione, ahimè, di chi ha vissuto tutta la prima ondata di Robottoni, quindi insomma è stato un piacere farlo. E per chi l'ha potuto ammirare qui fuori o comunque si vede questa testa di Mazinga Z dove si vede l'interno, no? Sì. Ed era una cosa che mi ha sempre incuriosito perché già nella sigla, nelle sigle giapponesi, in più sigle, si vedeva l'interno dei robot, no? E alla fine, cioè, non era tutta roba inventata, sembravano proprio dei meccanismi funzionanti. E ti volevo fare una doppia domanda, cosa ti ha ispirato fare, tu di solito fai delle immagini più, dove crei più movimento, no? Invece hai voluto soffermarti sul particolare e sul Barone Ashura. Dici qualcosa del Barone Ashura perché lì è veramente cattivo. Ma sì, dunque, intanto ho preso l'occasione per divertirmi a disegnare l'interno di un robot, perché quando vedevo le sigle da bambino, di solito in qualche sigla, in qualche episodio veniva fatto vedere proprio di sfuggita, venivano fatti vedere i meccanismi dei robot. Io ero attentissimo, cercavo di cogliere, perché ovviamente i tempi di videoregistratori manco si sapeva che così erano, quindi si cercava di vedere, di avere un fermo immagine così al momento di quello che poteva essere l'interno di un robot. E per quanto riguarda, quindi mi sono divertito in questa illustrazione finalmente a mettere quello che c'era dentro. Per quanto riguarda il Barone Ashura, sì, ho voluto farlo in modo un pochino più realistico, quindi con una cicatrice che taglia metà il volto, come se effettivamente le due metà maschile e femminile fossero state unite chirurgicamente, così come è avvenuto proprio viene raccontato nel cartone animato. Il Barone Ashura è stato, secondo me, è uno dei nemici più iconici di Gonagai. In effetti, forse non si è più visto. Ecco, il Mazinga Z, oltre ad essere seminale come opera, c'erano delle invenzioni visive che forse non si sono viste più così, in modo così più incisivo dopo, perché ci sono stati proprio dei momenti, delle invenzioni così estetiche, delle trovate grafiche in Mazinga Z che si è visto che serviva proprio da sperimentazione. Quindi un nemico come il Barone Ashura, come il Conte Block, anche quello molto, molto forte visivamente, hanno avuto sicuramente un impatto, quindi ho voluto rendere in modo ancora più incisivo questa figura che comunque aveva un suo passato, un suo retroterra abbastanza profondo e anche tragico. Volevo ricordare che su internet c'è la pagina di Andrea Osella, Andrea Osella Art, su Facebook, cioè quindi chi volesse ammirare le spese di opere che ci regala ogni anno è veramente qualcosa di straordinario, e alla nostra festa annuale al Japan Days, insomma, ci sono sempre le sue locandine. Beh, io ringrazio James perché mi ha dato la possibilità di tornare a disegnare un bottone che, insomma, non aspettavo altro, si può dire. Che non conosco adesso, ma sicuramente delle sigle di animati italiane, credo che sia una cosa tipicamente italiana, non esiste un corrispettivo
prima non aveva esistito un corrispettivo del resto del mondo, ce lo siamo inventato noi questa sigla da inserire in coda e o in testa del creatore animato, e ha fatto sicuramente un'epoca, ma anche cantanti famosi sono prestati a cantare sigle, insomma, come dire, è stato un apporto di qualità. Nico Fidenco, mi ricordo, ma Douglas Meakin era insomma un famoso cantante, addirittura fa parte dei Beatles, lui racconta, per cui tutta gente di pane di spessore, e hanno fatto un'epoca, e a distanza di 40 anni ancora ci ricordiamo, le cantiamo, qualcosa in qualità c'era. E come si diventa doppiatori? Io racconto sempre in breve. Il doppiatore, ovviamente, ribadisco l'ovvio, è un attore specializzato nel stare davanti al leggio e leggere un testo. E quindi per essere attori bisogna imparare a recitare. Non bisogna avere cadenze regionali o dialettali. Poi uno a casa può parlare come gli pare, veneto, genovese, milanese, romanaccio, uno vuole. Ma ovviamente davanti al leggio, come dire, si deve proporre a tutta l'Italia, per cui non puoi avere cadenze regionali e devi parlare l'italiano perfetto, per cui non borsa, di una lingua straniera nell'orecchio, è difficilissimo, però insomma si impara, ma è difficile. C'è Diego che voleva aggiungere una cosa. Ah, sulle sigle giapponesi. In Giappone c'è una differenza netta rispetto a noi qua. Loro la sigla iniziale e la sigla finale fanno parte dell'anime. Cioè, all'inizio è tipo, se l'anime riguarda, ad esempio, il match, cioè è un inno alla battaglia, un qualcosa che prepara lo spettatore all'azione. Quindi i testi non sono così importanti, no? È più la musica e gli urli di guerra o comunque che vengono fatti. Poi c'è l'anime e alla fine è una sigla che ti accompagna dolcemente verso la fine dell'episodio e i titoli di coda. Invece qua in Italia abbiamo un po' trasformato questa cosa qua, no? Abbiamo deciso di dare un senso proprio alla sigla profondo, e infatti ci è rimasto nel cuore. Se qualcuno vuole fare qualche altra domanda, altrimenti finiamo con una bella chicca. A questo punto chiediamo, visto che abbiamo Fabrizio Mazzotta, io ti faccio fare qualcosa che tu sei stufo di fare per tutti per strada. Ma per esempio, se tu dovessi salutare l'unico che non ti faccio fare è Mizza, perché so che gli invidietà sono passati. Ma per esempio, se dovessi salutare il pubblico che è qua in sala con la voce di Eros di Polno, come faresti? Questo è un pubblico mitico, ciao a tutti da Eros, il dio dell'amore. Però ovviamente quella è una generazione, la misera metà, quelli un po' più giovincelli ti chiedono Crusty il clown. Ehi, 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 ma che pubblico schifoso, meglio il circo, meglio le mie scimmie, ehi, 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 ehi. Va bene, allora io vorrei ringraziare uno per uno perché abbiamo qualche minuto, Diego Gerra, vicepresidente degli Amici di Guagai. L'autrice di una delle tavole di Martin Go, Giulia Massaglia. Un'altra autrice fantastica di una delle tavole di Martin Go, Stefania Caretta. Il grande Fabrizio Mazzotta. Se volete i doppiatori e i vostri eventi, andate su www.voceanimate.it. Grazie per averci ascoltato. Salutiamo il nostro presidente, gli Amici di Guagai, James Garofalo. Grazie. Grazie a tutti.